Allora, in questo video presento un breve tutorial di utilizzo al codice al software Inspector. Inspector è un codice sviluppato per la selezione di angiogrammi naturali, per analisi geotecniche strutturali. Il software è gratuito e può essere richiesto all'indirizzo email che qui vedete. È un codice sostanzialmente per utenti esperti, nel quale è implementata una procedura di selezione di angiogrammi naturali che qui vedete adesso sintetizzata. La cosa importante è che questo è un codice che non contiene all'atto dello scaricamento e dell'installazione un database di angiogrammi naturali già pronto, ma questo deve essere fornito autonomamente dall'utilizzatore, che può scaricarli, diciamo, in database sostanzialmente disponibili. Allora, si parla di angiogrammi naturali. In un'altra lezione abbiamo definito parlato delle varie classi di angiogrammi, che sono sintetici, artificiali e naturali. Qui ci occupiamo appunto in particolare di quelli naturali, che sono generalmente quelli più utilizzati per analisi strutturali e geotecniche, sono, come sappiamo, delle semplici registrazioni di eventi realmente accaduti, cioè sono delle registrazioni di terremoti veri effettuate in stazioni angiometriche. Allora, la procedura che diciamo qui osserviamo, che può essere eseguita con Inspector, è questa. Qua. Si parte generalmente da quello che è uno spettro di riferimento o target, che è uno spettro di risposta d'accelerazione, che è il nostro obiettivo, appunto, cioè che rappresenta l'azione sismica. Questo può derivare da varie fonti, può derivare da uno studio probabilistico PSHA, può derivare da uno studio deterministico di sismica PSHA, oppure può essere fornito da norma, per esempio dalle norme tecniche per le costruzioni che, per esempio, per un certo periodo di ritorno, che è definito da stato limite, dalla vita, diciamo, di riferimento della struttura, ci danno appunto delle varie azioni sismiche. Diciamo che qui noi mettiamo l'accento essenzialmente su una selezione per finalità geotecniche, quindi per esempio per la risposta locale. Quindi per noi l'aspetto target è definito su roccia al basamento roccioso, quindi è quello che la norma chiama classe A. Quindi diciamo per noi lo spettro target pensiamolo come uno spettro su roccia. Dopodiché, qual è il passo successivo? Questo è ancora fatto esternamente a Inspector, cioè ci andiamo a preselezionare un insieme di accelerogrammi, quindi di registrazione dei terremoti, in banche dati nazionali e internazionali, sulla base generalmente di parametri sismologici. Diciamo che lo studio di selezione degli accelerogrammi deve essere sempre preceduto da un inquadramento sismotettonico dell'area, cioè lo studio di dove stanno le faglie, di come sono fatte, quali caratteristiche hanno le faglie nella zona in studio, ed uno studio di sismicità storica, okay? Che ci fa vedere appunto quali sono le caratteristiche che hanno i terremoti che hanno colpito la zona. Tutto questo, diciamo, ci consente di definire quelle che si chiamano coppie magnitudo distanza, MR, che caratterizzano la sismicità del sito, cioè sappiamo bene o male a che distanza si possono generare i terremoti e che magnitudo possono avere. Un'informazione aggiuntiva può essere anche lo studio tettonico, cioè se ho studiato le faglie posso capire, cioè so se la mia area generalmente è soggetta, insomma, a faglie di tipo a terremoti generali da faglie normali o diverse o trascorrenti. Altre informazioni possono derivare dall'analisi di disaggregazione che è effettuata nell'ambito degli studi PSHA e che anche in questo caso, per chi è appunto esperto di queste cose, ci fornisce delle coppie magnitudo distanza che dominano sostanzialmente la sismicità dell'area. Quindi io andrò a cercare, a valle di questi studi, degli accelerogrammi possibili candidati per l'input sismico, no? Andando a selezionarmi nelle banche dati registrazioni che hanno queste caratteristiche di magnitudo e di distanza. Poi vedremo un esempio. Eventualmente, anche se ci riesco, posso anche tenere conto dello stile tettonico, no? Quindi, per esempio, se io ho nella mia area terremoti di magnitudo circa 6,5 che possono essere generati da faglie che ho a 20 km dal mio sito e sono faglie normali, andrò a cercarmi, diciamo, registrazioni di questa magnitudo, più o meno 6,5, a distanza più o meno 20 km e che sono stati generati da eventi di tipo normale. Ok? Dopodiché, tra questa preselezione che ho fatto, mi devo andare a individuare 7 segnali
Questo 7 nasce, diciamo, generalmente dalle indicazioni di norma che ci dicono che devo avere almeno 7 segnali quando faccio la selezione dell'input da applicare per analisi dinamiche. Quindi andrò a selezionarmi 7 segnali. Come sceglierò questi 7 segnali dal primo insieme che ho determinato? Dovrò, diciamo, stare attento a limitare il fattore di scala. Generalmente questi accelerogrammi, come vedremo, vengono scalati per cercare di marcare lo spettro di riferimento. Quindi però questo fattore di scala deve essere sufficientemente piccolo da non alterare eccessivamente il segnale naturale, altrimenti vado a snaturare la registrazione naturale. Limitazione del parametro di RMS, come vedremo, è un parametro di forma, okay? Quindi che mi dice quanto somiglia la forma dello spettro di risposta del mio accelogramma alla spettro di risposta target. Generalmente pongo altre limitazioni. Cioè non devo mettere troppe registrazioni che vengono da uno stesso evento o da una stessa stazione, cioè su 7 accelerogrammi non posso selezionare 7 eventi registrati tutti e 7 la stessa stazione, magari selezionando anche le due componenti, nord, sud, est, ovest, in una stazione. E poi eventualmente, un po' questo dipende anche un po' dalla finalità della selezione, posso anche fare controlli su altri parametri remotosismici, come per esempio la durata, no? Posso cercare di evitare di includere accelerogrammi che hanno delle durate anomale, o dei valori dell'intensità di aria anomali, perché questi, per esempio, soprattutto per i sistemi geotecnici, per le frane, sono molto importanti, controllano, diciamo, l'accumulo di spostamento, le dinamiche e così via. Dopodiché, selezionati questi 7 accelerogrammi, devo verificare che sono spettro compatibili con lo spettro target in media. Generalmente lo spettro controllo di spettro compatibilità si fa sullo spettro medio, cioè io faccio lo spettro di risposta e 7 segnali, faccio lo spettro di risposta medio e questo spettro di risposta medio deve essere compatibile, cioè sovrapponibile più o meno con lo spettro target in un certo campo di periodi. Ok? Questo diciamo spettro compatibilità in genere è definita da un range meno 10 più 30%, cioè non devo stare più del 10% in difetto e più del 30% in eccesso rispetto allo spettro target. Se questa verifica non è soddisfatta, posso cambiare un po' i fattori di scala, posso sostituirne alcuni fino al raggiungimento di questo residuo di spettro compatibilità. È una procedura che sembra piuttosto laboriosa, ma che con il software di calcolo in spettro si può automatizzare in maniera piuttosto semplice. Allora, qui facciamo riferimento ad un esempio che è quello del centro abitato di Fivizzano, che è stato studiato in un progetto di ricerca che è descritto nelle descrizioni in basso e anche scaricarvi il volume se vi interessa. In questo caso, diciamo, lo spettro di riferimento, quello su roccia da cui si è partito, deriva da uno studio probabilistico dall'INGV per tutto il territorio nazionale che ha raccolto questo digitale, che voi conosceranno, e poi lo studio che sta alla base poi nei vuoi interventi alla base della definizione degli spettri su rocce che stanno in normativa, che sono, diciamo, alla base della normativa tecnica italiana. Ecco, questi sono, diciamo, stiamo scendendo nel sito di Fivizzano, questi quadratini sono i valori, sono i punti, sono il grigliato dove è stato restituito, diciamo, il moto sismico per vari valori del tempo di ritorno. Diciamo, questi sono gli spettri di risposta, vedete, c'è l'azione spettrale in funzione del periodo, sia in forma grafica che in forma tabellare. Questi sono forniti per diverse probabilità di eccedenza in 50 anni, diciamo. A noi ci interessa lo spettro che ha una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, che, come sapete, diciamo, corrisponde a un tempo di ritorno di 475 anni. È lo spettro in giallo, lo vedete qua, quindi ha un ancoraggio di circa 0,2G e un valore dell'accelerazione spettrale massimo pari a 0,5G. Questo è per noi lo spettro di riferimento, okay, su roccia, che rappresenta l'azione sismica per 475 anni. 475 anni è un po' il valore standard che è usato per la progettazione SLV degli edifici ordinari, no? E in ambito geotecnico è usato tipicamente per fare le analisi di risposta sismica locale per gli studi di microzonazione sismica. Ecco, questo è il confronto, no? Diciamo, vedete, il rosso è lo spettro derivante da questo studio dell'INGV per 475 anni, in blu è lo spettro della normativa, diciamo, tecnica NTC 08, ma vale anche per l'NTC 2018, come vedete, diciamo, questo spettro deriva dopo un'opportuna, chiamiamola, regolarizzazione dallo studio PSHK. Questa è la disaggregazione che è fornita sempre con lo studio PSHK a causa, diciamo, di
come dire, di assunzioni fatte sul modello sismotettonico che è la base del PSHA, diciamo, spesso questa disaggregazione dà dei risultati non molto attendibili perché, diciamo, questo studio non considera l'esatta posizione delle faglie e così via, quindi spesso si danno dei valori un po' sottostimati, se vogliamo, della magnitudo. Qui si vede che il contributo più grande alla pericolosità è dato sostanzialmente da una magnitudo 4,5, 5 e distante 0,10, insomma, che se andiamo a vedere un po' i terremoti storici è un po' sottostimata. Questo deriva un po' dalla limitazione del modello sismotettonico, non entriamo in questi dettagli. Quindi, tipicamente è sempre consigliabile dare uno sguardo sia alla sismicità storica che agli inquadramenti sismotettonici, diciamo. E per quanto riguarda la sismicità storica, ci sono a disposizione vari strumenti, come questi cataloghi disponibili online, sviluppati dall'INGV, che ci consentono, ecco, in particolare il DBMI, Database Macrosismico Italiano, ci consentono di andare a fare le consultazioni per località, cioè, ad esempio, se andiamo a interrogare per il sito di Fivizzano, ci dà la storia sismica di questo abitato praticamente. Quindi ci dà tutta la lista dei terremoti che hanno colpito la zona con l'intensità macrosismica, Mercalli, Cancani-Siberg, che è stata sentita al sito, e vedete che in questo caso, diciamo, l'evento un po' più importante è quello del 1920, che ha colpito la Carfagnana e che ha riportato, diciamo, in cui Fivizzano ha riportato un nono grado Mercalli-Cancani-Siberg. Questo è un terremoto che ebbe una magnitudo momento di 6,5. Okay? Chiaramente la storia sismica può essere incompleta, soprattutto quando andiamo indietro, infatti vedete che questo è l'andamento dei questa intensità negli anni. Chiaramente prima del 400 non c'è nessun dato, perché ovviamente non ci sono fonti storiche che ci documentano quello che è accaduto. Questo va sempre chiaramente considerato. L'altra cosa è andare a vedere, come ho detto, sul sismo tettonico. Chiaramente si possono consultare su riviste specialistiche se esistono gli studi fatti sulle faglie. In assenza di questo, diciamo, uno strumento sicuramente utile prima approssimazione è sempre questo catalogo, il Database of Individual Seismogenetic Sources, sviluppato sempre dall'INGV, che rappresenta un po' una fotografia scientificamente accettata, diciamo, con consenso, su quelle che sono le strutture sismogenetiche attive sul territorio italiano. Quindi vedete questo in rosso è il sito di Fivizzano, queste in gialle sono le faglie, diciamo, attive sostanzialmente in quell'area. Questi rettangoli sono le proiezioni superfici dello specchio di faglia, diciamo, del piano di faglia. Questa linea è l'affioramento e il prolungamento del piano in superficie, l'intersezione di questo piano in superficie, e questa freccetta ci dà l'immersione. Se clicchiamo su queste scatole, diciamo, ci danno diciamo, il database, ci fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare appunto la larghezza e la lunghezza di queste faglie, diciamo, la direzione, l'inclinazione, ci danno anche, la cosa più importante, la magnitudo potenziale di questa struttura ed eventualmente, diciamo, l'ultimo terremoto associato. Vedete, questa faglia qui è caratterizzata da una magnitudo al momento di 6,1. E qui vedete che ho riassunto per queste quattro strutture significative per Fivizzano la magnitudo e la distanza minima, diciamo, di questo piano di faglia dal sito. Ok? Quindi a questo punto, altre informazioni che possiamo ricavare è lo stile tettonico. Tutte queste faglie sono, diciamo, di tipo normale, sono faglie normali. Possiamo a questo punto, una cosa che, diciamo, si consiglia di fare sostanzialmente, è cercare di andare un po' a fondere queste informazioni, diciamo, sia di caratteristica storica che di studio sismotettonico, sostanzialmente in un diagramma magnitudo-distanza. Quindi vedete che qua ci sono i puntini rossi e gialli, sono i risentimenti macrosismici, okay? Quindi la sismicità storica. Quindi in rosso quegli eventi che hanno dato un risentimento maggiore di ottavo grado, Mercalli-Cancani-Siberg, in giallo quegli eventi che hanno dato un risentimento compreso dal settimo e l'ottavo grado. Il triangolino invece rappresenta le strutture del DIS, cioè quelle faglie, quei piani di faglia che abbiamo visto. Tutti sono caratterizzati questi eventi da magnitudo e distanza epicentrale. Come vedete, quindi, cosa ci dà questo riassunto, diciamo, della sismicità storica e delle caratteristiche sismotettoniche? Ci consente di definire delle finestre magnitudo-distanza, in qualche modo, che ci possono aiutare a selezionare gli accelerogrammi. Ok? Quindi vedete, in questo caso, per esempio,
possiamo definire questi punti e questi simboli si addensano più o meno in queste due finestre, quindi possiamo andare a definire, diciamo, delle finestre magnitudo 6,2, 6,7 e distante 0,20 km e magnitudo 5,3, 5,9 distante 0,20 km. Queste sono un po' le magnitudo, distanze che sono un po' la firma sismica, diciamo, del nostro sito. Quindi chiaramente per andarci a cercare gli acciogrammi naturali sarà opportuno fare riferimento nei database, no, a registrazioni di terremoti che avevano queste caratteristiche, quindi terremoti e magnitudo in queste finestre che sono registrati in stazioni accelerometriche che stavano in queste distanze, diciamo di 0,20 km. Quindi si può andare nei database, diciamo, se ne parla in un'altra lezione, ma giusto per ricordarvi, tra i database, diciamo, più idonei per questo c'è sicuramente l'ESM, l'Engineering Strong Motion Database sviluppato dall'INGV, che ha delle finestre di ricerca di questo tipo. Vedete, si deve ricercare per waveform, cioè per accelogramma. Qui si va a impostare l'intervallo di magnitudo che abbiamo scelto, ad esempio 6,2, 6,7, se vi ricordate questa prima finestra, no? Quindi, tra 6,2 e 6,7, distanza tra 0 e 20, no? Si imposta qui EC8A, EC8A vuol dire classe A dell'eurocodice 8, no? Cioè classe A vuol dire su roccia, perché noi ci stiamo concentrando su acciogrammi su roccia, e quindi impostando queste tre caratteristiche possiamo cercare tutte le registrazioni che hanno appunto magnitudo compresa da 6,2, 6,7, distanza da 0,20 sono stati registrati da stazioni collocate su roccia. Ok? Qui ci compare questa finestra, avete 9 risultati, tra l'altro qui c'è anche lo style of faulting, cioè il tipo di diciamo, faglia, quindi possiamo per esempio considerare l'altra caratteristica del regionale, come detto sono faglie normali, quindi possiamo considerarci soltanto le faglie normali e trascurare le strike slip, cioè le trascorrenti, diciamo, e le thrust, quindi diciamo, meccanismi di tipo inverso che non sono pertinenti per la nostra regione. Se vogliamo ampliare un po', perché effettivamente 9, in cui poi andiamo a togliere anche le faglie che non ci vanno bene dal punto di vista dello scheletro tonico, queste poche registrazioni, se vogliamo ampliare un po' questo database iniziale, possiamo fare riferimento anche a dei terreni molto rigidi, quindi per esempio alla classe B, ok? Facendo attenzione magari di selezionare quelle registrazioni fatte in stazioni collocate su sottosuoli che sono nella parte superiore della classe B, quindi magari con un QS30 molto alto, prossimo agli 800 metri al secondo che ha una classe A, quindi per esempio maggiori 650, ce ne sono tante di queste stazioni che hanno magari sono collocate su roccia fratturata o terreni molto molto rigidi che hanno queste caratteristiche. Questo ci consente un po' di ampliare il database. Ok? Questo è un esempio, AQG, per esempio, che è presso l'Aquila, ecco, la stazione di Colle Grilli, che è effettivamente su roccia fratturata, che ha un VS30, se andate un po' a esplorare in questo database ci sono anche tutte le schede delle stazioni, quindi potete andare a verificare, questa stazione ha un VS30 di 700 metri al secondo, quindi si può assumere tranquillamente, no? E qui c'è la monografia della stazione, qui c'è il valore di VS30, okay? Che è circa 700 metri al secondo. Un'altra cosa che si può fare pure, andando a ricercare non più per accelerazione ma per evento, è vedere se nella stazione, se nella zona che stiamo studiando, in questo caso appunto la Carfagnana, cioè, ci possono, già in particolare, ci sono stati dei terremoti forti registrati in passato, no? Qui in questo caso si può registrare appunto, si può cercare per eventi, qua compaiono una serie di eventi e c'è qualcosa di interessante perché chiaramente c'è stato un terremoto di magnitudo piuttosto elevato, 5,1 come doppio, che ha colpito Lunigiana nel giugno del 2013. È un po' al di fuori della finestra che abbiamo preso, però chiaramente trattandosi di eventi locali, diciamo, possiamo proprio pensare di considerarlo. Ok? Questi sono appunto alcuni dettagli di questo evento. Diciamo che si possono sempre ricavare sul database. Se andiamo a consultare appunto le registrazioni di questo evento del 2013, queste sono tutte le stazioni che hanno registrato, hanno finito registrazioni di questo evento. Diciamo, ce n'è addirittura anche una a Fibizzano, però purtroppo sono collegate su classi che non ci vanno bene perché sono C5,
ed E, non ci serve una registrazione su roccia, e quindi chiaramente non le possiamo prendere, ma ce ne sono altre, per esempio quella fatta a Veglio o altrove, diciamo, che hanno classe A, diciamo, Aulla, che hanno classe A, queste due, per esempio, Aulla e VGL, che hanno classe A, quindi possono essere considerate. Chiaramente la magnitudo non è strettamente rispettata rispetto a quelle finestre, diciamo, mentre cerchiamo almeno di rispettare la distanza, che se vi ricordate era tra 0 e 20 km, e queste le rispettano, perché vedete che hanno distanza epicentrale di 15 e di 18 km. Esistono anche altri database, diciamo, c'è il portale Itaca, sempre di NGV, questa è un'altra lezione. Ci sono anche invece dei database stranieri, no? Per esempio come quello del PIR, in particolare l'NGA West 2, dove vedete si possono sempre fare delle ricerche, tipo quelle che abbiamo fatto su ESM, quindi sempre impostando una forchetta di magnitudo, una forchetta di distanza, qua si può anche impostare una forchetta di VS30 e andarci a ricercare degli eventi, no? Qui vedete sostanzialmente ci sono alcuni doppioni, che sono quelli dell'Aquila, perché questo contiene anche registrazioni, diciamo, italiane, questo avevamo impostato normale, okay? Quindi ci tornano gli eventi provenienti italiani. Se impostiamo all types come tipo di faglia, ci escono invece una serie di eventi più corposi, diciamo, e qui ci può essere qualcosa di interessante. Per esempio, la reversa è sempre un terremoto un po' particolare, nel senso che a parità di tutto tende a dare sempre del moto sismico più alto rispetto a quella normale, mentre lo strike slip ha un comportamento che si avvicina di più a quello delle faglie normali. Quindi, tutto sommato, delle faglie strike slip trascorrenti possono anche essere considerate. Quindi, per esempio, lo possiamo fare, possiamo scaricare queste registrazioni. Quindi hanno tutte, diciamo, magnitudo e distanze che si adattano a quelle finestre che abbiamo visto. Allora, veniamo, dopo aver fatto quindi esternamente al codice di calcolo questa selezione, preselezione di segnali accelerometrici, andiamo a vedere come si utilizza Inspector. Il codice deve essere installato, bisogna essere collegati a internet per l'installazione, perché deve scaricarsi alcune librerie necessarie per il funzionamento e per l'installazione. Questa è la schermata iniziale. Quando voi aprite per la prima volta il codice, c'è diciamo, una notizia sulla versione del codice e anche il riferimento bibliografico da citare nel caso di utilizzo di questo codice. E questa è una mascherina molto semplice che si apre. Vedete qua sostanzialmente tutto concentrato un po' sulla parte destra. Adesso andiamo a vedere. Allora, vediamo quali sono le fasi per lo studio della selezione dell'input. Allora, la prima cosa da fare è andarci a importare il nostro spettro target, cioè il nostro spettro di riferimento. Cliccando su questo pulsante possiamo importare lo spettro target. Ci andiamo a pescare il file che deve essere contenente lo spettro, che deve essere un semplice file testo formattato in maniera veramente molto semplice, con una colonna in cui è riportato il periodo e una colonna in cui è riportata l'accelerazione spettrale. Spettro che abbiamo visto prima, se vi ricordate, quello di NGV del 2007, quindi ancorato a 0,2G con un plateau con un picco spettrale a 0,5G. Dopodiché, sostanzialmente, qua possiamo andarci, con questi comandi, possiamo andarci a importare i nostri segnali accelerometrici, quelli che ci siamo selezionati prima nelle banche dati. Come vedete, il codice è stato sviluppato in modo tale da riconoscere in maniera automatica i formati più comuni, per esempio, quindi può riconoscere in automatico i segnali scaricati dal database ESM o Itaca, dalla versione 2 successiva, dal PIR e così via, ma notate anche che c'è un free format, cioè comunque sia anche se, diciamo, ci sono problemi di riconoscimento oppure volete utilizzare dei segnali provenienti da altre banche dati, nessun problema, perché si può utilizzare una mascherina di caricamento di questo tipo in cui si può far riconoscere al codice qualsiasi tipo di formato. Okay? Vedete che basta specificare dove iniziano le registrazioni, cioè da che riga nel file testo, qual è l'ultima riga, anche riconosciuta in automatico praticamente, qual è il time step con cui è digitalizzato l'accelerometro, quali sono le unità dell'accelerazione, ad esempio in G o altrove, come è formato il file, cioè se c'è soltanto un singolo valore per linea, cioè i dati sono messi in colonna, oppure invece sono posti con più valori per linea, quindi si può leggere per righe, insomma, quindi sostanzialmente si può assolutamente leggere qualsiasi tipo di formato. In questo caso noi abbiamo selezionati dei segnali dal database ESM, quindi andiamo a selezionare ESM, ci andiamo a selezionare, quando abbiamo questa finestrella, tutti gli accelerogrammi che abbiamo visto. Chiaramente qui è opzionale
opportuno, stiamo ragionando sulla componente orizzontale, quindi abbiamo buttato via le componenti verticali, ci stiamo caricando tutte le registrazioni che abbiamo selezionato, le due componenti, per ciascuna registrazione le due componenti orizzontali. Possiamo selezionare tutti i file insieme, li facciamo importare contestualmente, dopo alcuni secondi lui carica tutte le tracce. Ok, noi qui possiamo effettuare una preview, nel senso che in questo menu a tendina praticamente possiamo andarci a vedere, ecco, tutti i segnali, uno per uno, possiamo farci visualizzare lo spettro o l'accelerogramma, così per una prima visione, per vedere anche un po' se ci sono dei dati anomali e così via. Dopodiché, praticamente, ecco, andiamo, nello step 3, andarci a calcolare i parametri di interesse e effettuare la scalatura. Ok, vi ricordate quello che abbiamo detto prima nella procedura? Generalmente gli accelerogrammi per marcare lo spettro target devono essere scalati. Okay? Quindi diciamo la prima cosa è definire che fattore di scala io voglio applicare. Generalmente una strategia è quella di scalare gli accelerogrammi in modo da avere la stessa PGA dello spettro target. Se il mio accelogramma ha una PGA di 0,1G, il mio target aveva 0,2G, dobbiamo applicare un fattore 2. Quindi se noi selezioniamo PGA, lui automaticamente va a scalare l'accelerogramma moltiplicando il dominio del tempo con un fattore 2 che lo consente di scalare alla PGA di target. Ma chiaramente posso, specialmente quando mi interessa invece marcare lo spettro in un campo di periodi, per esempio, molto lungo, posso anche cercare di farlo scalare a un valore customizzato, cioè personalizzato del periodo, che posso scrivere qua, oppure diciamo a un valore medio del periodo nell'intervallo T1, T2, che sono T1 e T2. T1 e T2 sono gli intervalli di periodo, definiscono l'intervallo di periodo, quindi il periodo più piccolo, il periodo più grande, del cosiddetto intervallo di interesse. Cioè, tipicamente, quando io vado a fare una selezione dell'input, vado a marcare lo spettro non in tutto il campo di periodi da 0 a 10 secondi, ma nel campo di periodi dove vado a lavorare. Per esempio, il campo di periodi che include il periodo della struttura, sto facendo una struttura, oppure sto facendo una risposta locale, nel campo di periodi che, bene o male, contiene le frequenze naturali del terreno. Ok? E quindi, diciamo, io qua devo specificare anche questo intervallo T1, T2, che poi sarà quello dove vado a verificare la spettrocompatibilità. Ok? Come li scelgo T1 e T2? Diciamo che in questo caso, per esempio, lo scopo, in questo per Fivizzano, era quello di effettuare un'analisi di risposta sismica locale. Quindi, diciamo, questo è uno stralcio, per esempio, della sezione che è stata modellata. Come vedete, se qui dove c'è Mach, che è Macigno, è collocato il bedrock sismico sostanzialmente, ok? Diciamo, facendo un calcolo con le VS e con gli spessori di questi terreni di copertura, praticamente ci andiamo a vedere che il nostro campo di periodi di interesse, no, con la classica formuletta della frequenza di risonanza fondamentale, no, è diciamo circa 0,203 secondi, ok? Quindi sostanzialmente possiamo fissare un intervallo che contiene questo campo di interesse. In questo caso, vedete, abbiamo fissato 0,05 secondi, 0,8. Quindi, impostato questo e facendogli calcolare i parametri, lui si calcola per ognuno di questi segnali importati una serie di cose. Vedete, qui c'è la ID, l'identificazione del segnale, qua c'è la magnitudo, la distanza e la classe di sottosuolo. Queste sono tutte informazioni che lui chiaramente legge dal file, dall'intestazione del file che avete importato contenente l'accelogramma. Questo è il fattore di scala SF applicato e questo è il famoso DRMS. Okay? Il DRMS, diciamo, è un parametro, adesso è detto in un'altra lezione, ma è un parametro di similitudine di forma, cioè ci dice quanto lo spettro di risposta di questo segnale è simile allo spettro target nel campo T1, T2, nel campo di interesse. Più è basso questo valore, più è simile come forma e quindi si adatta meglio allo spettro target. Quindi più è basso e meglio è. Ok? Chiaramente è una sorta di scarto quadratico medio, quindi praticamente ci consente di definire lo scarto dallo spettro target. Quindi le condizioni ottimali per la selezione sono quindi fattori di scala più possibile vicino a 1 e DRMS bassi. Quindi io a questo punto cosa posso fare? No? Mi vado a selezionare i 7 accelerogrammi. Se vi ricordate la procedura che abbiamo detto all'inizio, no? Devo come scegliere questi 7? Limitando il fattore di scala, quindi tipicamente in letteratura si vede che, diciamo, occorre stare sotto fattore di scala di 4. Devo dare preferenza al segnale con DRMS più basso perché così sto più vicino allo spettro target, così evito di prendere accelerogrammi troppo dissimili da quello di target. Ok? Poi devo controllare che non ci siano sovrarappresentazioni di una stessa stazione, di uno stesso evento sismico.
magari vendere ad esempio due componenti orizzontali della stessa registrazione. Ok? E poi se voglio fare, per esempio, studi, come ho detto prima, devo anche fare controllo su altri parametri del modulo sismico, come esempio la durata, perché considerate che comunque Inspector vi va a calcolare in questa tabella, vedete qui, torniamo indietro, l'intensità di Arias, qui IA, e la significant duration, quindi vi dà anche parametri del modulo aggiuntivi per fare cose un pochino più sofisticate. Ok, quindi in questo caso ci possiamo aiutare in questo modo, vedete qui ci sono dei comandi per ordinare questi accelerogrammi, possono essere anche centinaia, decine, comunque centinaia, potete ordinare per SF o altri parametri crescenti, quindi per esempio all'inizio possiamo ordinare per SF fattore di scala crescente, così chiaramente si va dal fattore di scala più piccolo a quello più grande. Vedete che qui in fondo compaiono accelerogrammi che hanno fattori di scala molto alti, quindi per esempio posso andare a buttare quelli che hanno un fattore di scala maggiore di 4, perché abbiamo detto non sono accettabili. Quindi questa è una cosa che posso fare, perché questi accelerogrammi non li posso prendere. Dopodiché posso invece ordinare per DRMS crescente, quindi avrò all'inizio quelli che hanno DRMS basso e vanno bene. Più vado in giù, avrò quelli con DRMS più alto e quindi forme che non vanno bene. Quindi a questo punto, no, posso partire dal primo, quindi da quelli con DRMS più basso, e posso cominciare a selezionare, per esempio spuntando qui dentro include in mio spectrum, cioè li vado ad includere nello spettro medio. Ok? Includo uno spettro medio, chiaramente salterò alcuni che sono magari delle ripetizioni di componenti già inserite. E così via. Quindi posso selezionare per esempio sette segnali. Ok? Una volta che ho selezionato questi sette segnali, posso calcolare, no, con il comando compute min spectrum lo spettro medio. Lo spettro medio di risposta di questi sette segnali che mi compare qui su in questa finestra. Ok? Vedete lo spettro blu e lo spettro target, lo spettro rosso tratteggiato e lo spettro medio di questi sette segnali. Ok? Cos'è questa zona celeste? È la zona punto di tolleranza, che praticamente rappresenta lo scarto accettabile rispetto a quello target. Vedete, definita infatti, come dicevamo prima, tra il meno 10% e il più 30% dello spettro target. Cioè io posso accettare uno spettro medio, no? Che non sia più basso in difetto del 10% e più alto in eccesso del 30%. Quindi devo stare con il mio spettro rosso tratteggiato dentro questa fascia celeste. Ok? Chiaramente qua, no, è tutto tra 0 e 2 secondi. Noi ci interessa capire quello che succede nello spettro, nell'intervallo di interesse. Quindi se facciamo quel pulsante destro questo confronto tra spettro medio e spettro target vedete, nel period range di interesse. Quindi vedete, vi mostro qui sotto, no? Tra 0,05 e 0,8 abbiamo detto. Come vedete, ci sono dei punti, delle zone non accettabili, no? Cioè, ci sono queste zone indicate dalle frecce dove effettivamente io eccedo, vado fuori questa zona, cioè ho una sottostima maggiore del 10% e questa cosa non va bene. Devo risolverla per avere una soluzione ottima, una selezione ottimale. Come posso fare? È molto semplice. Come ho detto prima, posso o cambiare un pochino i fattori di scala, per esempio aumentandoli dove posso in modo da far salire lo spettro medio, oppure posso sostituire dei segnali che non mi piacciono. Okay, che magari sono responsabili di queste sottostime. Quindi se torno qua, vedete qua c'è un'altra colonna di show plot. Se io vado a spuntare questo show plot per i segnali che ho selezionato, mi posso vedere i singoli spettri oltre a quello medio, i singoli spettri, cioè i sette spettri che ho selezionato. E da qui mi posso bene, diciamo, facilmente accorgere di quelli che danno luogo, per esempio, a questi picchi negativi dello spettro medio. Okay? In questo caso li posso individuare facilmente attraverso il colore, per esempio. Queste registrazioni fatte alle stazioni di AQP e ATH4 non mi piacciono, le posso o sostituire o posso, diciamo, amplificare il fattore di scarto. In questo caso, diciamo, posso aumentare, per esempio, visto che sono piccoli gli scarti, amplifico di poco il fattore di scala, ok? Chiaramente questo vuol dire che non avranno la stessa pigiata rispetto al target, perché io ho scalato rispetto al pigiato rispetto al target, ma non è che ho vincoli precisi in questo senso. E quindi vedete che è bastato aumentare questi fattori di scala per rientrare nella fascia di tolleranza, ok? Definita dalla zona celeste. Ok? In alternativa avrei potuto cercare altri spettri, quindi eliminare quei due, per esempio, andarmi a selezionare altri qui sotto, facendo show plot posso anche verificare lo spettro se mi va bene e posso eventualmente includerlo nella selezione. Quindi come vedete diciamo, è molto rapido visivamente fare questo togli e metti accelerogrammi in modo da arrivare ad una
diciamo, selezione spettrocompatibile. Una volta, diciamo, che io ho fatto questa selezione che mi soddisfa i criteri che appunto ci siamo visti, posso procedere all'esportazione. Qui c'è un comando export, mi compare questa finestra che vedete che, diciamo, mi consente di definire le caratteristiche dell'esportazione. Posso fare un'esportazione in file testo oppure in un file di tipo Excel, posso esportare gli spettri sia in forma non scalata che in forma scalata, posso esportare lo spettro medio. E posso aspettare ovviamente poi gli acciogrammi sia in forma non scalata che in forma scalata. Nel fatto di scala che ho applicato. Okay? Questa è la cosa più importante perché poi sono gli acciogrammi che io dovrò applicare nell'analisi di risposta sismica locale. Posso inoltre andare a esportare una diciamo, tabella riassuntiva dei 7 acciogrammi registrati, cioè un estratto di questa finestra qui sotto, in cui appunto per ogni segnale tra quelli 7 selezionati c'è tutte queste informazioni rilevanti: magnitudo, distanza, classe sottosuolo, fattore di scala applicato, DRMS, intensità di area e così via. Questo è un ingrandimento e si può procedere all'esportazione. Okay, diciamo, quello che viene suggerito, diciamo, generalmente è esportarli in maniera già scalata, in modo tale che poi io questi acciogrammi li posso applicare paro paro, così come sono nei software di risposta locale, senza applicare poi lì dei fattori di scala, cioè di applicarli così come sono e esportati già da Inspector.